Il mio primo ricordo mi pare fosse quello del legato alla lezione del 64, che poi dopo un interminabile numero di scrutini vide presidente Giuseppe Saragat, socialdemocratico. Io ricordo che bambino, però in casa si tifava per il candidato di bandiera del Partito Comunista, Umberto Terracini, che aveva la sua tra le firme della Costituzione Repubblicana. Poi, dopo un interminabile numero, diciamo, uscì tra un ballottaggio tra un democristiano, mi pare Leone, se non ricordo male, e Saragat, la candidatura unificante di Saragat, e quello è il mio primo ricordo. Previsioni e aspettative per il prossimo? Ma guardi, intanto c'è da dire, a me è capitato di votare, sono parlamentare dal 2008, di votare il secondo napoletano e al di là della contingenza, per me quello fu un voto emozionante perché ho sempre avuto un rapporto di amicizia, stima e consuetudine, anche ho avuto questo onore con Giorgio Napolitano. Ho votato con emozione e con forte condivisione anche Sergio Mattarella la seconda volta e adesso io penso che condivido molto intimamente la linea del PD che il nostro segretario porta avanti. È un momento particolarmente delicato. Occorre trovare il più possibile con una maggioranza ampia una figura che rappresenti l'unità nazionale, che abbia un profilo alto, morale, istituzionale e anche internazionale e insieme tenere insieme la stabilità e la continuità dell'azione di governo. Ecco, a queste due condizioni che sono, per me significa fare l'interesse del Paese, penso che è auspico che ci si arrivi prima possibile. La figura della donna tanto richiesta da alcune parti sociali? Beh, sarebbe una bellissima cosa, ma naturalmente anche qui non tutte le donne sono uguali, così come non tutti gli uomini sono uguali. Ci vuole un profilo. Per esempio, noi rinunciamo a proporre candidature di parte e il PD ne avrebbe di profili all'altezza di donne e di uomini che hanno fatto la storia o comunque anche in qualche modo il presente del Partito Democratico e tuttavia rinunciamo a proporre candidature di parte proprio per quella necessità di figure di quel profilo unificante. E quindi donna, sì, purché rappresenti quel profilo, così come l'uomo dovrebbe rappresentare quel profilo.